Ciao a tutti ragazzi e benvenuti da Civa in questo nuovo video di Nioh 2. Bene, ho fatto due o tre cosine, ma niente di che. Ho fatto, modificata, ho piazzato nei primi livelli il coso vesproso lì per dare gli aiuti agli altri. Massimo possiamo fare tre, quindi niente, pensavo di poterne fare di più. Sono venuto nel primo mondo anche perché volevo cercare qui cosa c'era, così facciamo anche il secondo e siamo a posto. Qua c'è qualcosa, acqua sacra, hai scoperto i seguenti oggetti. Scoperto non capisco cosa voglia dire, che poi me li posso comprare. Hai ricevuto i seguenti viaggiatori di Inerva, grazie, mi fa tanto piacere. Quindi, e vedete che c'è anche altra roba? Tazza di Ochoku, io sono contento per carità, però così, vedete quanta roba c'è? Omamori, ce n'è tanta di roba. Ce la faccio? Cioè, è pieno. Freccia sacra. Io spero che una volta scoperte queste cose me le faccia poi comprare. Copricapo degli c'è tanta roba. Non me l'aspettavo di trovarne così tanta, sinceramente, sono un po' allibito. Anche perché è proprio ceccato, all'inizio non ne ho visti neanche mezze. Guardate quante ce n'erano. Adesso vedere che diventa rosso è un'impresa a questa velocità, però... sembrerebbe, credo, e spero, che siano finite. Che cavolo. Ma qui ci stava, Va bene, dai, facciamo finta che siano finiti e andiamo nell'altra regione, la seconda. E vediamo che succede. Cosa c'è? Qui non sembra esserci un cazzo. Veramente. Oh, qua, guardate qua. Ecco. Hai scoperto amuleto d'acqua. Io spero che questa roba sta coperta, dopo me la faccia comprare dal fabbro, cose del genere. Guardate. Abito degli Yamabushi. C'è tanta roba. Però vedete che dopo non me la segna sulla mappa una volta scoperta. Quindi mi attacco a benemato Fifero. Tanto amato da tutti. Quindi niente, cioè, anche qua maschera della volpe bianca. Chissà cosa vuol dire scoprire questi oggetti. I seguenti oggetti: erba del guerriero Mikawa. Cioè, se mi metto a leggere tutto, finiamo dopo domani. Insomma, è anche per voi che non leggo. Dopo, tanto mettete in pausa se volete leggere. Siete a posto. Lo scopo: voglio capire lo scopo di tutto questo. E io sono contento. Voi me lo dite e io sono contento perché non capisco. Scoprire queste cose a cosa porti, quindi a questo punto mi viene da pensare, negli altri livelli che abbiamo fatto ieri, ombra eccetera, ce ne saranno più di uno? Perché se no non mi ci capisco un cazzo. Qua Kusarigama, mi fa tanto piacere che io scopra tutte queste cose, perché cioè, magari il fabbro permette di farle. E la serie a cavallo, mi fa tanto piacere. Viaggiatore attento, mi fa tanto piacere che io sia attento. Però porca miseria. Accetta delle... anche questa è fatta. Che vi devo dire? Io non sapevo che dovevo esplorare così tanto. Diciamo. Sono un po' libito. Vediamo. Qui non sembra esserci nulla, però sapete, non si sa mai. Magari c'è un qualcosa qui, chi lo sa dove potrebbe essere mai. Eccolo qui, vedete, c'era un altro? Non c'era niente lì. Ecco, come avete gli oggetti? Vaso di olio ardente. Non c'è un cazzo qui, non c'è niente. Come facevo a sapere che ci potesse essere qualcosa? Cioè, finché c'è un paesino, un qualcosa, dicevo... c'è, e allora lo vedi, ma così vado proprio a caso. Qui in mezzo potrebbe esserci di tutto. Vado proprio a caso, vabbè, speriamo di vederli. Che vi devo dire, più di così? Ok, proviamo a cambiare regione? Proviamo, dai. Andiamo giù alla terza, siamo già alla terza, scusate. La quarta, a questo punto. Sembra strana sta cosa, però non so che dirvi. Se lo sapete, per cortesia ditemi cosa
significa tutto questo, a che pro, insomma, per essere grato. Qui ho visto qualcosa che tremava, e adesso va a capire cosa tremava. Mi tremava il... ecco qua c'è qualcosa. Corno del demone, beh, corno del demone è un po' che lo conosciamo, però come farming, come crafting, no, come farming, con le parole a caso oggi, eppure qua mi si tremava tutto. Insomma, vabbè, cambiamo pezzo, vediamo se c'è qualcosa qui. Qui c'è, però, ecco qua, doppia katana, questo mi interessa, Kanemoto. Speriamo me la faccia fare, devo ricordarmi doppia katana Kanemoto. Adesso andiamo un attimo dal frabbo e vediamo cosa si dice. Qui c'è qualcosa, sarebbe bello trovarlo. Ecco, vedete che c'era qualcos'altro, ascia benedetta, e questa, anche questa dovrebbe essere bella. Adesso qui sibilo del drago, interessante. Doppia cosa Kanemoto, devo ricordarmi doppia cazzo mazza lì, come si chiama, sono già dimenticato, doppia, vabbè, quello lì Kanemoto. Adesso devo vedere un attimo qua per vedere se effettivamente da fabbro possiamo farlo. Forgia, arma, doppia katana Kanemoto, doppia katana Seki Kanemori. Ho letto male io? Che cazzo, adesso lo tengo a ricordare. Kanemoto. 910. Effettivamente è quella che fa più di tutti. No, 17. 925. No, c'è chi fa di più. Però può darsi che effettivamente queste cose le faccia il fabbro adesso. So che non me le dà come nuove, vedete? È quello che mi dà un pochino da pensare. L'ho scoperta, forse perché dice l'ho scoperta, quindi non è che me la fai rivedere, chi lo sa, però insomma, qui due. Ok, scusate la piccola deviazione, vediamo se c'è qualcos'altro e passiamo alla nuova regione. Ma magari c'è, e io non l'ho vista, so che c'è quella di fretta perché non mi voglio annoiare, ovviamente, e quindi niente. Ok, andiamo nell'ultima che, no, la penultima. Vediamo un pochino. È proprio a caso mi tocca andare, perché non ne ho idea di dove possono essere le cose. Vediamo un po'. Ho visto qualcosa. È difficile. Ecco, qua. Rosario, beh, rosario, non penso che possa fare il rosario, quindi ci deve essere qualcosa che mi sfugge. Non possiamo fare minnoli noi. Pennello sacro, sacrato, quello ce l'avevamo già, avevamo il testo. Strano però, eh. Mandibola, che manibola, madonna. Sono proprio oggi, mi sono svegliato malo. Emo dalla preghiera alla luna, beh, sono contento, almeno qualcuno ci prega. Qui se c'è non lo vedo assolutamente, c'è la scritta sopra. Vediamo un po', sembra così strano. Qua ci possa essere qualcosa. Mi sembra di no, eh. Così è proprio naso, non mi sembra di aver visto niente di rosso. Proviamo ad andare via. Dobbiamo andare via, dai, che non ci sia qualcosa qui, ma qui non lo vedo, quindi faccio anche fatica. Ok, proviamo. Andiamo, sogno. E ecco qui già qualcosa. Elmo del direttore Yuga, insomma, il direttore, c'è, cioè il suo elmo che è da qualche parte, qui se lo vuole. Allora, vediamo un po'. Potrebbe essere ovunque qui qualcosa. Vediamo un pochino. Sembrerebbe che non ci sia più un cazzo. Sembra, poi dopo va a capire. Sembrerebbe, Io non vedo più niente.
a questa velocità è anche fatica, però sembrerebbe che non ci sia più niente. Ok, possiamo finalmente tornare a noi. Vediamo un po' di fare qui. Ci sono 9 Kodama, vediamo un po'. E sono tanti da trovare, 9. Speriamo. Vediamo un pochino come si presenta il posto, il luogo. Niente cazzi, niente. Vabbè, un po' gelato il posto, a quanto pare. Qui ovviamente non si aprirà, sembra giusto. Vediamo un po'. Il santuario. L'ho livellato, ho fatto un altro punto. Fatto un altro punticino, siamo a 111. Ho messo un altro punto in magia, così posso fare 2 talismani della velocità, del chi, così almeno siamo a posto. E niente, tutto qua. Adesso possiamo andare tranquillamente dalla signora qui. Signorina, mi scusi, sa. Hisashiburi. Otagai shinazu ni sun. Koko ni anata ga kuru tte. Anata ga inai aida. Tōkichi. Aikawarazu Tōkichirō wa suki hōdai de. Rikyū mo nageite ta wa. Muri nandai bakari o. それにしてもここ、赤目がやけに調べてみる価値がありそうね。それにしてもここ、赤。non è una bella cosa quella che ha visto lei. E beh, andiamo avanti allora. Andiamo. 誰かが龍神様の像にいたずらを、フラッチが。Ok, ho un piccolo problema, non me ne sono reso conto. E dove era qui? Qua. Ok. Certo che l'ha messo in un posto proprio strano, eh? Ok, andiamo un po' a... Stavo pensando, scusate. Allora, facciamo fare offerta. 121 la allochiamo, grazie. Perché potrebbe essere buono portarla su. E farei così. Però, sono tante, eh? Vabbè. È ovvio, questo più di così non arriva. Ok, 545.000, vediamo un po' una cosa. Sto pensando, scusate. Dai, almeno ci svuotiamo una volta per tutte e non ci pensiamo, perché sennò veramente ho troppa roba e allora niente. Facciamo qui un altro punticino, così fa più uno. E ci rimangono 300 e passa 1.000. Arrivare a 500 e passa su 200.000, che non ho il coraggio di usare sta roba qui, perché non arriverei mai a 200.000, quindi sì, ce li porteremo dietro. Però almeno adesso siamo dagli vuoti, dai, insomma sì, meglio così. Andiamo a riprendere sto pezzo che non ce l'ha dato. Ok, a posto, me lo dai? Hai raggiunto? Ah, il riso, non ci possiamo fare niente. Allora, vediamo un pochino. Andiamo di qua. Il riso, purtroppo il riso. Quello sarà sempre pieno. Finché facciamo offerte, è così. Mamma mia, il danno che facciamo. Allora. Da giù. Ma è compulsivo questo. Ok, andiamo un pochino. Adesso non so proprio dove andare. Di qua si va. Di là si va e di qua si rimane, quindi io andrei di qua. Questo prendolo, bisogna stare molto fermi, diciamo. Allora, chi c'è? Vedo un Kodama nella minimappa che è qua, quindi di sopra. Allora andiamo di qua, hai vinto. Scusate, ho sbagliato strada come al solito. Scusate, ci riesco, ce la posso farcela. Salve, lei non mi è mai piaciuta in nessuna versione, eh? Ok. Che cazzo, però, quando sparano sti cosi va a cacare. Ok. Andata. Allora, il Kodamuccio era di là. Vediamo un po'. Beh, a me ci siamo uniti. Qui si va in alti luoghi. E qui ci dovrebbe essere un Kodamuccio. Un Kodamuccio che deve essere lì per forza. Questa è la simulatrice. Preferirei che non ci fosse stata, ma purtroppo c'è. Allora, come la risolviamo questo problema? Vai. Due addirittura, neanche una. Ok, vediamo. È un bel problema, eh. Andata. Cazzarola.
No, 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 no. Oh, cavoli. Beh, diciamo che si fa sentire questa qui. Beh, bella battuta, dai, è stata carina. Ci può cedere di no. Allora, qui abbiamo fatto. Adesso io vado a cercare il mio codamuccio, scusate. A due passi da qua. Spendiamo questo, che voilà, mi sono dimenticato. E il codamuccio deve essere qua. Ma io come mi... Eccolo, piccolino. Come mi ci butto? Di qua, ovviamente, no? Che domande. Codamuccio? Ciao, codamuccio. Eccolo qui. Va a casa, Alessi. Allora, come i babbuini. Non abbiamo mica preso la nuova regione, i bonus di Kodama. Mi sono completamente scordato. Allora, si va in tanti posti qua. Stiamo prendendo Kodama e non usufruendo i suoi bonus. Allora, fatevi capire, a parte che ho lasciato qui. Qua. Vedete che lì c'è qualcosa. Come ci salgo io lì? Salve, lei non mi piace, sa? Proprio per un cazzo. Ok, mi scusi, lei ha rallentato di parecchio. Perfetto, te mi piace un sacco. Ed ecco qua questo qui. Abbiamo preso tutto, vero? Sì, abbiamo fatto tutto il giro. Sono contento. Possiamo andare tranquillamente là. Di qua a sto punto, perché di qua cosa c'era? Vabbè, possiamo scendere anche di qua. Voglio essere sicuro di tutto. Sa, è molto astruso, sa? Adesso ci andremo. Andiamo anche da lui. Eccoci con una bella discesa. Vediamo se c'è qualche codamuccio. Non c'è queste campane. Mi ha visto qualcuno? Voglio capire chi. Ok, ho capito. Cazzo, non l'ho ucciso. È un vero peccato. Ok. Salve. Credeva lei? Ci credeva tanto. Ok, qui ci credeva tanto. Oh, non c'è riuscito però alla fine. Non ci provi proprio. L'ho detto io, signore, guardi, si fa così. Oh, è stato bravo. Eccoci qua. Ok, è andata. Andiamo cauti. Andiamo piano. E questo è un gran rompicoglioni. Bravo, spara. Te spara sempre, che dopo. Eccoci qua. Andata. Perfetto. Andata benissimo. Qua non è che c'è magari un codamuccio. No, quel cazzo mi ha risposto. Qua c'è qualcosa, ma non vedo. È di sopra. Qua c'è qualcosa, non vedo, ma è di sopra. Lì c'è il corvo. Si preannuncia uno scenario con i fiocchi, insomma, no? Eccoci qua. Adesso prima di prenderlo. Ecco qui. Mancato la grande. Preso. Ok. Andata, invece, grazie. Adesso prendiamo tutti, tutto, cioè. Salve. Lei mi piace molto, sa? Così almeno scoccia troia e siamo a posto. Cioè, poi giù un albero intero. Andiamo a prendere qualcosa anche qua. Con molta calma, ragazzi, perché ci portiamo dietro 300.000 amrita. Non vorrei perderle. E quindi qui c'è un codamuccio che non vedo, che sarà di sopra. Sarà di là. Sarà di qua. C'era di qua. Non è di qua. Ah, santa vita. Ah, mi ha fatto cacare in mano. Mi ha fatto prendere un infarto. Ma c'è sempre questa qui a rompere il cazzo. Porca ma. Perché hanno messo un laghetto da pesca lì, così profondo soprattutto? Porca miseria, che non sta a fare neanche a galla, neanche avesse una matura che pesa 8.000 kg. Oh, porca miserica. È andata male. Noi abbiamo la scocciatoia però, che è qui, dov'è? Quindi siamo a posto, non è neanche tanto lontano. Stiamo attenti perché non vorrei cadere. Allora, calma e sangue freddo, perché ce la possiamo fare. Qui è caduta, sta vacca,
gli venisse un bene. Aspettate che io cioè, possiamo, facciamolo. No, proprio non è bastato. Ok. No, non mi piace per un cazzo. La voglio prendere, scusate, ma cazzo, a un certo punto. Ok, non me lo faccio scappare. Allora, il mio amico a un certo punto deve fare qualcosa, no? Cazzo, ma qui mi stanno seguendo. Che sta facendo? Ma no, col... Porca miseria. Scusate, sai, ma io sì, coglione, però insomma fino a un certo punto. Insomma. Vediamo se torno indietro. Ecco. Te mi piaci così, sai? Ecco. Mi ha fatto tanto male, lo sapete? Ok, sta arrivando. Io ho perso il mio, però almeno se muoio, muoio qui. Ok. Ok. Aia. Questo fa male. Questo ti fa male anche a te. Vai. Aia. Bastarda. Ale. Va bene. È stato un bel dito in culo. Te, mi raccomando, rimani là. Non si sa mai che ti facessi male. Ha riso, giusto. E dopo sono guai, perché dopo è così. Si fa male un casino. Allora, vediamo un po' come possiamo risolvere questa faccenda spigolosa, molto spigolosa. Però, già messo un po' meglio. Allora, lei è ritornata là. Io andrei un attimo da questo e lo ammazzerei. Ok. Aia, mi ha fatto tanto male, lo sa lei? Ok. E questo è l'altro. Perfetto. È andata. Allora, una cosa alla volta si fa tutto, Adesso siamo anche soli, lo so. Però sarà fatta male un pochino. Cazzo, ma è proprio da stronzi una roba del genere. Da che figlia di troia che sei. Ma porca miseria, che testa di cazzo. Stavo facendo la mia mossa e lei tranquillamente si è sbattuto i coglioni, ha fatto la sua e ha annullato la mia. Mi sembra ovvio che fosse così la cosa, no? Perché tanto è una testa di cazzo e quindi deve andare così. Vabbè, non ci possiamo fare niente. Io perché ho paura di perdere la mia roba, perché non serve mica niente. Allora, dobbiamo prendere aiuti, assolutamente. Ovviamente ce n'è solo uno e fa anche poco. E ci salutiamo, adesso non faccio un video troppo lungo. Purtroppo... No, non ho mai visto un PG così difficile. Cioè, veramente troppo difficile. È troppo, troppo difficile. Cioè, questo cazzo di verme è una roba esagerata. Allora, facciamo così. Poi facciamo così. E adesso dovrei, in teoria, riuscire a fare qualcosa di più. Ah, ma se no non si fa, non c'è verso. Se non usiamo la magia, non la battiamo. Perché fa troppo danno, esagerato, proprio troppo. Ma quello che ho evocato io, che cazzo di fine ha fatto? Non è capace di passare un albero? Questa poi... vabbè, è andata così. Ok. Adesso. È rimasta lì? Porca miseria. Ma perché mi devo sempre incazzare io? Fatemi capire. Non riesce a salire un albero. Intelligenza artificiale, fatta proprio bene, qui. Mamma mia. Vabbè, dai, fermiamoci qua, che se no finisce male. Magari facciamo venire questo. Ma se no davvero faccio un video troppo lungo.
e dopo non va bene, l'ho preso da dietro, dovrebbe arrivare. Va bene ragazzi, fermiamo qui, per questo video è tutto. Io vi invito come al solito, lasciate un like, un commento se vi piace la serie, di fammi sapere cosa pensate. Per adesso vi do solo la prossima, ciao ciao.